deserti della California del Sud, ai campi di fagioli e barbabietole della Central Valley, alle patate dell'Idaho, agli asparagi dell'Oregon, fino ai campi di mele dello stato di Washington, molti come la famiglia Dos Santos viaggiano per lavorare la terra. La strada interminabile che rende liberi i Dos Santos paradossalmente li lega a una condizione senza via d'uscita. Teresa Dos Santos aveva un sogno, desiderava più di ogni altra cosa studiare. Non sperava di diventare ricca o famosa, ma semplicemente di andare a scuola, la stessa scuola, giorno dopo giorno. Ma dato che la sua famiglia doveva viaggiare continuamente, era un sogno impossibile. Che dice la lettera? Ricordi il vicino di Carlos, quello anziano? Ci venderebbe la sua casetta, a $10,000. Magari, così potrei andare a scuola tutti i giorni. $10,000 non li avremo mai. Luis ed Elena Dos Santos erano di origini contadine e non avevano studiato. Perciò erano orgogliosi e felici che Teresa fosse così desiderosa di imparare e che Armando seguisse il suo esempio. I Dos Santos, tornando dai campi, passavano al mercato verso sera di un giorno feriale. La lunga giornata di lavoro pesava sulle loro spalle, come sempre. Un giorno avremo una casa grande e un giardino tutto nostro. Non sprecare il fiato, Teresa. A quelli come noi non succederà mai. Se ci credo, vedrai che accadrà. Sognatrice. Armando, aiuta la mamma a portare la spesa, forza. Questa ragazzina ottimista e piena di vita era proprio una sognatrice. E per i sognatori come lei, non di rado i miracoli accadono davvero. Mamma, mamma, guarda che cosa ho trovato. Lo sai chi è? È Santa Teresa. Sì, la santa che ha il mio stesso nome. E tu l'hai trovata. Che carina, eh? Non è solo una cosa carina, è un portafortuna, mamma. Teresa pensava che aver trovato l'immagine della sua santa rappresentasse un fatto molto importante. Ne era assolutamente, totalmente convinta. La vita non aveva ancora sottratto a Teresa la fede nei miracoli che derivano dalle preghiere. E la strana apparizione della sua santa le fornì un nuovo incoraggiamento. Che fai? Preghi per qualcosa che non avrai mai. Sono affari miei. Quando imparerai? Quando imparerò? Quando andrò a scuola? Tu preghi per una cosa che non avrai mai. Teresa, che succede? Stai bene? Ho fatto un sogno stranissimo. Ho visto te, papà, mentre stringevi la mano a un uomo molto importante. Aveva un vestito elegante con una cravatta arancione, delle piccole aquile e un grosso anello d'argento. C'eravamo tutti, anche mamma e Armando, e eravamo molto felici. Ah, e quasi dimenticavo. C'era anche qualcosa come una scatola di San Valentino. Forse avevo vinto dei cioccolatini. Era solo un sogno, torna a dormire. Ci aspetta un sacco di lavoro domani. Nelle settimane successive, Teresa fece lo stesso sogno in 5 diverse occasioni. E ogni volta era sempre più vivido. I particolari dell'immagine dell'uomo del sogno erano sempre gli stessi, sempre molto specifici. E cosa ancora più strana, in ogni sogno c'era sempre un regalo di San Valentino. Capita nella maggior parte dei casi, vittime della criminalità sono coloro che meno se lo possono permettere. In quella fresca giornata di settembre alla periferia di Fresno, in California, rubarono i pochi averi della famiglia Dos Santos e il furgone che usavano come casa fu distrutto dai vandali.
Ah, queste sono le cose che mi mandano in bestia. Hai idea di che cosa manca? Tutto, sacchi a pelo, coperte, lampade, una stufetta, una radio. E quello che non hanno preso l'hanno distrutto. Non riesci a trovare una cosa importante? C'era l'immagine di Santa Teresa, si trovava nel mio portafoglio. Perché hanno dovuto prendere anche lei? Se la prendono anche con chi non ha niente. Beh, almeno ci hanno lasciato il furgone, no? Sì, ma è inutilizzabile. Mamma, papà, guardate! L'ho ritrovata, l'immagine di Santa Teresa, è salva! Sei proprio una scema, non vedi che disastro? Chi se ne infischia del tuo stupido portafoglio? Ho detto tante preghiere e andrà tutto bene, vedrai. Teresa, Teresa, ascolta. Va bene pregare, ma a volte anche pregare non serve a niente, bambina mia. Se proprio vuoi pregare, prega che ritrovino le nostre cose. Va bene, lo farò. Centrale a D4, mi sentite? Qui D4, avanti. Hanno appena fermato due ragazzi ubriachi sull'autostrada con un carico di suppellettili. Sembrerebbero le vostre. Posso darvi un passaggio in città se volete controllare? Sì, sì, certo. Andiamo subito. La famiglia Dos Santos non sapeva quale svolta stesse per verificarsi, ma la piccola Teresa era intimamente convinta che le sue preghiere sarebbero state esaudite. Al municipio della Contea, Luis ed Elena Dos Santos ebbero molto da fare con gli agenti per riempire i moduli riguardanti il furto subito. Vado a bere un po' d'acqua, mamma. Nessuno avrebbe più potuto dire a Teresa che fede e preghiere sono inutili, specialmente dopo quello che stava per accadere. Metti giù le mani! Metti giù le mani, bastardo! Lasciami! Starete un po' al freddo per schiarirvi le idee. Aspetta, non lasciarlo qui. È di sicuro molto importante. Mamma, papà, l'uomo che ho visto nei miei sogni. Sua figlia dice che lei è Luis Dos Santos. Sì, signore. Mi chiamo Montoya, sono il nuovo console messicano qui a Fresno. È una coincidenza fortunata che io abbia incontrato sua figlia Teresa. Sono diverse settimane che la sto cercando. La prego, venga, si accomodi nel mio ufficio. La lunga sequenza di coincidenze che permise l'incontro tra Luis Dos Santos e il console messicano a Fresno quel pomeriggio e tutto quello che ne conseguì aveva dell'incredibile. È da quando questa lettera è arrivata nel mio ufficio che vi sto cercando. Ah, grazie. La lettera di un notaio di Città del Messico parlava della morte di Ernesto Calderon, un lontano parente di Luis. Avevano cercato a lungo Luis perché era l'unico erede delle proprietà dell'uomo. Il giorno seguente sarebbe scaduto il tempo per effettuare la ricerca e l'eredità che spettava a Luis Dos Santos sarebbe andata allo Stato. Ernesto era l'unico fratello di mia madre, ma io non l'ho mai conosciuto. Vedete la data? Oggi è il 14. Abbiamo tempo solo fino a domani, entro l'orario di chiusura degli uffici, per avanzare la richiesta. Sembra che abbiamo fatto appena in tempo. È un miracolo. Grazie, signora. È un miracolo. Gracias. Gracias. Luis Dos Santos, bracciante, ereditò circa $25,000. Teresa non fu sorpresa da questo colpo di fortuna. Aveva sempre saputo che sarebbero arrivati tempi migliori. Non aveva ragioni per disperare. E per quanto riguarda la parte finale del suo sogno ricorrente, la strana apparizione del regalo di San Valentino, anche quel mistero presto si sarebbe svelato. Fu dato un anticipo per l'acquisto di una piccola casa. Per la prima volta dopo anni, la famiglia Dos Santos non avrebbe seguito i raccolti. E Teresa, come aveva sempre desiderato, finalmente ebbe una scuola sua, dove poteva andare tutti i giorni. Abbiamo una nuova alunna che comincia oggi, Teresa Dos Santos. Saluta la tua maestra, la signora Valentino. Ciao, Teresa. Una casa, una scuola e ora una cara amica. Meglio di così le sue preghiere non potevano essere esaudite.
È stato un miracolo che io andassi in quella stazione di polizia proprio nello stesso momento in cui ci andarono loro. Sarebbe bastato un minuto in più o in meno e non ci saremmo incontrati. Ci sono poche probabilità che accada una cosa del genere. In più erano proprio la famiglia che stavo cercando. Ma il fatto miracoloso è il suo sogno. Mi aveva sognato e mi ha riconosciuto nella stazione di polizia. Non sarebbe mai potuto accadere per caso. Deve esserci stata un'entità che ha guidato quella famiglia.